Siamo in compagnia di due giovanissimi titolari di un'azienda che è la Eurotrans, e la Eurotrans ha sede Ad Angri, la prima sede nata nel 2010 e la seconda a Reggio Emilia, Rolo. Allora, ha parlato la signorina Rita, è da tanto che sei in azienda. Sì, dal 2010 è nata l'azienda Eurotrans e attuale ancora nel 2017 su zona Reggio Emilia. Quali sono le direttrici che seguite? Di quanti veicoli si compone la vostra flotta? La nostra è una piccola flotta di 20 e mezzi gestiti da appunto conduzione familiare. Da quest'altra parte invece abbiamo Gioacchino, al quale chiederemo in che maniera è utile un sistema come Transpobank nella vostra attività. Beh, sicuramente TranspoBank ha dato una visione alla nostra azienda al di là dei territori che si spostano i nostri veicoli. Quindi ci ha permesso comunque di ampliare la nostra offerta verso la committenza in varie regioni d'Italia, trovando carichi di ritorno e quindi proporre alla committenza un prezzo sempre più vantaggioso. Avete trovato tante collaborazioni all'interno della banca dati con le quali collaborate anche. Sì. Continua, la collaborazione continua, non è saltuaria, continua. Nonostante abbia incrociato con un solo carico, si scambiano i contatti, continua. E quindi riuscite ad aumentare il vostro pacchetto Sì. clienti e collaboratori. Certo. Qual è la funzione che utilizzate di più nella banca dati? Non so chi vuole rispondere. Allora, quella dei carichi, sicuramente così riusciamo anche a prendere più carichi dalla piattaforma, ma anche quella del sistema tracker che permette alla nostra committenza di sapere esattamente dove è la loro merce e in quale punto si trova la loro merce, vedendola così anche in tempo reale. Ringraziamo tantissimo Rita e Gioacchino Eurotrans, Buon Transpotec 2022. Grazie per essere venuti qua con noi. Grazie.